E ora ti presento un docente. Ti presento un docente. Aneddoti, curiosità, interessi, indiscrezioni, raccontate dalla voce di chi di mestiere fa il docente. Ti presento un docente. Buon pomeriggio a tutti e dico finalmente bentornati qui su Radio Mia. Siamo alla settima puntata di questa rubrica ideata da me, Fabrizio Bartolini, dal professor Giuseppe Molino. Ti presento un docente. Radio Mia, che ricordiamo la nostra web radio dell'Istituto Bregaglia di Frosinone, che potrete seguire con diverse modalità. La prima modalità è il sito internet www.radiomia.info. La seconda modalità è andare sul sito della nostra scuola IS Bregaglia. In alto a destra c'è l'icona di Radio Mia, cliccandoci sopra vi si apre il mondo di Radio Mia, che è mondo parallelo alle attività della scuola e soprattutto alle attività degli alunni e dei docenti, con la nostra web radio e la visual radio. Per quanto riguarda i social, non vi dimenticate di seguire le nostre pagine Facebook e Instagram, ma soprattutto su YouTube, il nostro canale di YouTube, dove all'interno troverete un sacco di attività. Ma attenzione, l'attività di oggi è legata a questa rubrica Ti presento un docente, ma dico finalmente ce l'abbiamo fatta ad ospitare il nostro riservatissimo professor Giampaolo Meffe. Bene, benvenuto caro professore, e innanzitutto ti do del tu perché ci conosciamo da circa, non lo so, tanti anni, diciamo così. Assolutamente. E va ribadita subito una cosa: io e te siamo degli amici, poi lavoriamo insieme. Quindi questa è la prima cosa che va ribadita. Per quanto riguarda la tua, il tuo ruolo all'interno della scuola, di che cosa ti occupi? Io sono un insegnante di violino e musica d'insieme per archi, anche se quest'anno faccio musica da camera. Musica da camera, che tra l'altro sono materie queste che vanno di pari passo con tutta la programmazione didattica, non solo delle materie curriculari, italiano, inglese, storia, ma che la nostra scuola, grazie all'indirizzo liceo musicale, mette a disposizione di tutti gli utenti che si sono iscritti dal primo al quinto anno. Una domanda: c'è qualche preferenza tra musica da camera, musica d'insieme per archi, violino? Cioè, nel senso, che cosa preferisci fare tu? Una lezione singola, una lezione? È una domanda chiaramente molto spinosa, ecco. Ma in realtà diciamo che è indifferente, perché quello che conta, a mio avviso, è il repertorio. Quindi c'è del bellissimo repertorio sia per archi che poi è una, diciamo, una parte più piccola, più specifica della musica da camera, che invece comprende in organico anche strumenti che non sono ad arco. E quindi diciamo che in realtà entrambe le materie, le discipline, entrambi i laboratori mi piacciono tantissimo. Benissimo, va bene. Mi hai liquidato proprio una risposta bellissima, e questo ci piace. Ma soprattutto io volevo poi arrivare a un discorso che magari a qualche utente farà piacere anche scoprire, perché questa rubrica non serve solo, diciamo, a presentarsi come docente, ma anche a scoprire dei lati sconosciuti, no? Di noi stessi. E per esempio ci siamo fatti una chiacchierata bellissima ieri con Antonio Colapietro, professore di filosofia, e abbiamo scoperto tantissime cose. Il professor Celani, altre cose. E io ti chiedo, per quanto riguarda il repertorio, c'è un canale o un periodo o un autore che ti piacerebbe, diciamo, affrontare, o meglio hai affrontato, o meglio che affronterai, ecco, con i ragazzi? C'è qualcosa che ci consigli? Sì, allora, data la rilevanza didattica che ebbe anche all'epoca, sicuramente il repertorio barocco per gli archi viene generalmente considerato un repertorio di base, proprio per l'apprendimento, però ovviamente è soltanto un punto di partenza. Io personalmente amo anche, insomma, il periodo dell'Ottocento e anche la musica contemporanea. Credo che dipenda molto dall'anno di corso. L'ideale, a mio avviso, è un po' seguire quella che è la naturale cronologia del repertorio, per cui si inizia nei primi anni ad affrontare appunto il barocco, più di tutti ovviamente Vivaldi, se non altro per la quantità di musica che ha scritto,
Però anche ecco Corelli, poi insomma ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi. E niente, successivamente invece il periodo romantico insomma ci regala delle perle anche nell'ensemble, per esempio le serenate per archi, ce ne sono diverse, una più bella dell'altra, insomma quello sicuramente sono delle chicche che Per quanto meravigliose. riguarda il contemporaneo, parliamo un attimo di oggi. C'è un autore che ti piace, che ne so, di musica da film, musica sinfonica, musica per opera, musica per... Uno dei miei preferiti è John Adams. Molti non è forse così noto, così conosciuto, ma a me piace tantissimo. È un autore, se non erro, americano ed è famosissima la sua ciaccona per violino e orchestra. E allora ne approfittiamo in questo primo break per andarci ad ascoltare proprio questa ciaccona. Grazie. Eccoci qua, dopo l'ascolto di questa bellissima ciaccona, torniamo on air perché il radio, ribadisco, funziona sempre così. Ne approfitto anche per salutare, perché è tradizione che lo faccio, caro professore, il professor Fulco che ha ideato tutta, diciamo, questa storia della radio, è una storia bellissima, siamo dei privilegiati di avere questo bellissimo studio, insomma, al terzo piano del nostro istituto che... Ricordo a tutti, l'Istituto Bragaglia ha diversi indirizzi, il liceo musicale, il liceo artistico, Ipsia e odontotecnico. E infatti state scoprendo vari volti, diciamo, dei docenti che su base volontaria chiaramente vengono qui e ci raccontano le loro esperienze all'interno della scuola e non. A proposito di questo, caro professor Giampaolo, ma da quanti anni sei qui con noi? All'incirca 5-6 anni, 5-6 anni. Prima insegnavi dove? a scuola media indirizzo musicale alla Luigi Pietro Bono. Che non è tanto distante da qui. No, è sempre qui a Frosinone. Io ricordo che un periodo facevi due scuole, cioè frequentavi tutte e due, Sì. lavoravi tutte e due le scuole, sia la scuola media che la scuola superiore, e il ricordo più bello che ho, perché ho portato un ragazzo, Paolo Martini, che sarà ospite molto presto presso questi studi, ci verrà a raccontare le sue esperienze nel dopo scuola. Siamo venuti a suonare un concerto di Natale dove dirigevi tu. Sì. È stato un concerto straordinario, bellissimo, perché affrontavamo, se non ricordo, lo Schiaccianoci di Sì, Tchaikovsky, sì. giusto? Il balletto proprio. La suite, Ah, la la suite. suite, ok. E dirigevi tu, Sì. quindi oltre a trovare una preparazione estrema dei
dei ragazzi, devo dire, ho trovato invece ottimi docenti che si sono messi a disposizione, diciamo, in orchestra, tra cui c'era anche il professor Celani. Certo. Il professor Celani che è stato ieri ospite nostro, ecco perché. Sì. Attenzione, professor, io ti dico una cosa. Te la dico un po' così. Ieri il professor Celani ha lanciato un sasso, adesso vediamolo, cerchiamo di raccoglierlo. Che lui piacerebbe fare un musical. Sì. Riaffrontare un musical. Secondo te in questa scuola potrebbe essere una buona idea, che ne so, per la fine dell'anno, altre cose. È solo un'idea, chiaramente noi non abbiamo deciso niente, in particolare tu, le tue classi, musica d'insieme, non abbiamo musica da capo, non hai deciso niente, insieme a tutti. Che ne dici? Potrebbe essere un'idea? Secondo me assolutamente sì. Il musical è un genere, è una forma di spettacolo che per sua natura coinvolge tantissime specialità diverse, perché c'è anche, insomma, la rappresentazione scenica, quindi oltre all'orchestra, all'ensemble che suona, c'è la parte scenica dove ci sono cantanti, ballerini, poi c'è tutta la scenografia, e quindi è uno spettacolo che di per sé è completo e secondo me anche una forma musicale attuale. Quindi abbraccerebbe tutto l'istituto? Abbraccerebbe tutto l'istituto, ma sì, sì, le scenografie, perché qui c'è anche il liceo artistico, ecco, quindi la coreografia alla fine, oppure tutto quello che riguarda la parte tecnica, no? Sì. I tecnici di palco ce sì. l'abbiamo, e a questo punto anche per l'odontotecnico potremmo, insomma, instaurare un rapporto di sorrisi. Assolutamente. Sì, sì, sì. Quindi secondo te potrebbe essere una buona idea? Secondo me, okay, può essere. Un'altra domanda un po' più personale. Noi siamo abituati a, insomma, il musical per eccellenza che tutti noi abbiamo visto nella vita è Grease. Certo. Okay? Poi, per carità, io vengo da una formazione musicale abbastanza seria, e quindi mio padre da piccolino mi fece scoprire, per esempio, altri due musical bellissimi, che sono Cats, sì, Gatti, e Jesus Christ Superstar. Sì. Ok, io ti ho detto i miei tre preferiti. Ci sono dei titoli che potresti suggerire a tutti noi, magari non li conosciamo? Beh, a parte i più noti come West Side Story, oppure Chicago, oppure Moulin Rouge, ce ne sono davvero tantissimi. Ad esempio, ultimamente La La Land è uno dei musical che va per la maggiore, uno dei più recenti, ma ce ne sono davvero tanti. C'è per esempio Sweeney Todd, il malefico barbiere di Fleet Street, oppure altri musical, c'è Rugantino, che è un musical prettamente italiano, cioè proprio di Roma. Poi, tra l'altro, lo ricordo, visto che mi hai lanciato un gancio adesso, che suoneremo la ballata di Rugantino il giorno 20 di dicembre presso questo istituto, sì, per un concerto che si chiama Armonie di Classe. Di classe, sì. Questo concerto che vedrà coinvolte tutte le classi del liceo musicale, alcuni solisti, un direttore, il nostro coordinatore musicale Donino Ciammarugoni, che salutiamo sempre con grande affetto, e poi anche i docenti, chi suonerà, chi starà solo dietro per la preparazione, chi sarà tra il pubblico, e quindi ne approfitto anche per salutare e per invitare tutti gli utenti a partecipare il giorno 20 presso questo istituto. Il giorno 21 invece, raccontami un attimo il giorno 21, so che io e te dobbiamo fare un concerto di dicembre, Sì, concerto dal titolo Armonie di Natale, sarà un concerto insomma che ha un repertorio un po' variegato. Per dove cui lo svolgeremo? Qui alla cattedrale, sì, cattedrale di Frosinone, adesso non ricordo il nome. Guarda, no, ti sto facendo una semplice interrogazione, perché di solito, insomma, i professori interrogano, allora io sto dall'altra parte, c'ho un microfono, c'ho una regia, c'ho un mix, ti sto interrogando. No, a parte gli scherzi, alla cattedrale di Frosinone Santa Maria, per tutti coloro che non conoscono la cattedrale, si trova al centro storico di Frosinone, dico in Ciociaro, dove sta il campanile. Ah, ok. Beh, campanile, ecco, quella sarà alle 18:30 dopo la Santa Messa, il giorno 21, dove lì suoneranno i docenti invece del
del nostro istituto e di altri istituti che ci sono molto vicini. Certo. Tra l'altro vorremmo anche ringraziare tutti coloro che ci stanno ospitando ultimamente per l'orientamento, per gli appuntamenti di orientamento. La nostra scuola è attiva su tutto il territorio sociale e Roma Sud. Stiamo andando in giro veramente ogni giorno. E questa rubrica a noi serve proprio per far scoprire chi insegna nel nostro istituto. Quindi ancora grazie per la tua, grazie a te, estrema, Fabrizio, diciamo, sensibilità anche nel venire qui e farti la chiacchierata dietro un microfono e delle telecamere. Non si vedono, ma ci sono delle telecamere. Attenzione. Bene, allora, abbiamo parlato di tante cose. Prima del secondo break vorrei sapere da te come consiglieresti, che cosa consiglieresti su a un ragazzo che si avvicina alla scuola superiore, in particolare a questo istituto. Quindi mi puoi parlare di musica, mi puoi parlare di meccanica, mi puoi parlare di artistica, di qualsiasi cosa, di qualsiasi ramo. Beh, ovviamente preferisco parlare di musica. Comunque, no, consiglio a tutti i ragazzi di pensare a un liceo come una cosa un po' speciale, una cosa un po' particolare, perché è l'unica scuola superiore che riesce a mettere insieme sia quello che è un liceo tradizionale, quelle che sono le materie che si fanno in un liceo tradizionale, che è un po' quello che abbiamo fatto un po' anche noi docenti ai nostri tempi. E fatto però come? Scusami, io se ti interrompo, sì. L'abbiamo fatto però facendoci veramente in quattro, sì. Per il semplice motivo che non esisteva il liceo musicale. Assolutamente. Come dicevo ieri Alessandro, io un po' rosico oggi quando vedo questi ragazzi che frequentano il liceo musicale, perché sono fortunatissimi. E noi dovevamo frequentare la scuola superiore che ci metteva contro il conservatore, e il conservatore che ci metteva contro la scuola superiore. Insomma, un gran casino. Un gran casino. Però sì. Adesso devo dire, abbiamo unificato tutto. E quindi questa è un'opportunità per chi vuole studiare musica che insomma altri licei non offrono. E poi noi abbiamo tantissimi ragazzi che oltre al liceo frequentano il conservatorio, ma ovviamente noi che sappiamo quelle che sono le dinamiche di un istituto musicale, insomma abbiamo sempre nei loro confronti un occhio di riguardo anche dal punto di vista degli orari. E quindi quello che io consiglio è di pensare a un'ammissione a un liceo musicale semplicemente come un punto di partenza, perché molto spesso noi abbiamo dei ragazzi che magari in precedenza hanno studiato soltanto nelle scuole medie a indirizzo musicale oppure privatamente, e che niente, poi vengono da noi e poi in un certo senso in quinto poi esplodono, e una cosa meravigliosa, e quindi è assolutamente un liceo che io consiglierei un po' a chiunque, soprattutto a chi dopo sente questa vocazione dentro di sé. Va bene, dopo questi brevi consigli andiamo per i consigli per gli acquisti, così dicevamo nel circostanzo invece. Torniamo fra pochissimo, grazie. Thank you.
Eccoci qua, dopo il secondo break ritorniamo on air e siamo alle battute finali. Sembrerà strano, caro prof, però il tempo qui dentro, in questo studio, vola velocemente. Prima di salutarci, però, io ti vorrei fare un paio di domande. Allora, la prima, dei progetti passati. Raccontami qualcosa del tuo passato, dove hai studiato, comunque, che non ne abbiamo parlato, che cosa hai realizzato, chiaramente, e la seconda domanda è che cosa realizzerai, quindi quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, io violino l'ho studiato al conservatorio a Campobasso, al conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso, e oramai, diciamo, il diploma l'ho preso una ventina di anni fa. Vabbè, non si vede, tanto, però che... Sì, grazie. Ma temo che si veda lo stesso. Comunque, guarda, permettimi, non è per prenderti in giro, ci mancherebbe, è solo forse per la capigliatura che oggi hai deciso di dedicarci. Sì, certo. Perché... e niente, fondamentalmente sono entrato, ma anche prima del diploma, nell'Orchestra Sinfonica Regionale del Molise, e in quell'orchestra ho fatto un'attività veramente intensa, insomma, per quegli anni. Un anno, se non ricordo male, ho fatto più di 192 concerti tra sinfonico e opera. E su 365 giorni. Due giorni praticamente sì, un anno intero erano tutti i giorni prove e concerti, praticamente. E insomma, l'attività lì nell'Orchestra Sinfonica l'ho continuata per una decina d'anni circa. Poi nel frattempo ho avuto modo di fare alcune incisioni a Piazza Euclide, lo studio di Morricone, al Forum Village, e altre produzioni all'Aquila, e insomma anche un certo tipo di attività all'estero, sia in orchestra che soprattutto come musica da camera. E niente, questo è un pochino, diciamo, il mio passato, ma penso sia un passato comune praticamente alla stragrande maggioranza di tutti i colleghi che ci sono qui al liceo. Sì, non fondamentalmente. Ci raccontava anche Alessandro dei suoi, abbiamo visto anche delle immagini bellissime dei suoi trascorsi in Rai, per esempio. Sì. Roseo, ma anche diciamo delle cose, dei progetti comunque che si stanno svolgendo in questo momento. E io vorrei solo dire a tutto il pubblico che qui di fronte non avete solo il docente di violino, ma avete anche un ottimo arrangiatore che si dedica anche a questo ramo della musica, e che sei essenzialmente più importante di un esecutore, perché chi non ha, di solito, se non c'è un arrangiatore o un compositore, che cosa si suona? Niente, l'aria. Quindi volevo solo dire questa cosa, che tu non l'hai detta, ma te l'ho detta io, perché ho potuto... Grazie. Ho potuto vedere, sì, e visionare alcune cose. E speriamo, allora, a questo punto, allora, abbiamo detto ieri con Alessandro del Musical, ha lanciato, sì, il suo... A te piacciono, sì, ma speriamo, insomma, che un giorno arrangerai qualcosa anche di... Sì. Ci possiamo lavorare? Ci si può lavorare. Diciamo che è in programma, ecco, un adattamento, una riscrittura di un musical per la fine dell'anno. Ecco, vediamo se ci riusciremo. Ecco, va bene, speriamo, va bene. Questo fa parte dei progetti futuri. Questo fa parte dei progetti futuri nel, diciamo così, nel breve periodo, ma io personalmente ho una serie di arrangiamenti, anche di composizioni, che insomma in futuro dovrei inviare alla Disney per una parte, insomma, per una produzione legata a un film di animazione. Perdonami, stiamo parlando della Walt Disney. Walt Disney, cioè, sì. Lui, sì, cioè, sì, lui, sì, società, sì, beh, lui non c'è più, lui però c'è più, sì. Quindi insomma il progetto è gigantesco, è bellissimo, sì. Possa essere da stimolo questo progetto, insomma. Bene, e noi ti seguiremo, ti facciamo un grande in bocca al lupo per questo, perché insomma è un progetto gigantesco. Viva il lupo! Ecco, e un'altra cosa.
Sì, ecco, no, facile avere, allora. Quello a Parigi è credo Euro Disney. Quello Euro Disney, sì. Scusami, io sono rimasta a Mirabilandia e a Garza. Vabbè. E a Valmontone, perché qua vicino ce n'è un altro. Comunque, io per oggi penso che abbiamo detto tutto, o meglio, una piccola parte. Sì. Io e te siamo amici, parliamo anche di altre cose. Ho scoperto da pochissimo tempo che sei tifoso anche di una squadra chiaramente vicino alla tua regione, per carità, che non mi rappresenta a me, ma il mondo è bello perché è vario, ecco. Sì, sì. Va bene anche così. Ogni tanto mi fai quella battutina strana per i corridoi, come vedi, però ti voglio talmente bene che non ti rispondo. Vabbè. Dai, che forse quest'anno su. Dai. Non diciamo niente. Non diciamo nulla. Il professor Colapietro è stato veramente molto bravo a evitare alcune domande, alcuni argomenti. Comunque, al di là degli scherzi, io ti ringrazio per la tua disponibilità. L'ho fatto già prima, lo ribadisco. Per noi è importante scoprire anche un altro lato, che non è solamente didattico. Ecco, il lato umano per me è fondamentale. Per chi sceglie di frequentare questo istituto, deve sapere che il professor Meffe, anche oltre la carriera da docente, ha anche una carriera in atto, e quindi ne abbiamo parlato, abbiamo scoperto un sacco di cose e tanti altri progetti. A nome di Radio Mia, del professor Fabrizio Bartolini, il professor Molino, che si occupa della parte tecnica di questa trasmissione, che saluto, ribadisco che potrete seguire questa rubrica sul canale YouTube della scuola, sui nostri canali social Facebook, Instagram e soprattutto sul sito di www.radiomia.info. Grazie prof! Grazie a te, Fabrizio! Ci vediamo presto? A presto! Va bene, arrivederci a tutti, buon pomeriggio! Ciao!